tecnico. Vi faccio vedere adesso alcune slide che sono nel vostro libro, che quindi sono state scannerizzate per fare vedere appunto la biomeccanica della respirazione. Infatti il vostro libro secondo me è molto bene, fatto molto bene, perché unisce perfettamente bene questo connubio di mente e corpo. Inspiro figura A, espiro figura B. Inspirando vedete cosa accade: il diaframma, il centro frenico, la cupola diaframmatica si abbassa. Espiro, la cupola diaframmatica si innalza. Questo movimento è molto importante anche per contribuire al massaggio viscerale interno, per ristarsi, e quindi a una sorta di benessere proprio intestinale. Vedete anche come cambiano gli adattamenti fisiologici, biomeccanici del rachide, delle curve fisiologiche del rachide, e anche come si modifica giustamente l'aspetto dell'espansione ventrale addominale durante l'inspirazione figura A e durante l'espirazione figura B. La colonna va proprio anche in autoallungamento quando inspiro profondamente, quindi ho da unire sovente l'estensione assiale di molte posizioni yogiche, tipo una mudra o un uttita, tutte le posizioni di estensione, dove inspirando favorisco questo innalzamento per poi andare in posizione vera e propria. Fa un'altra immagine interessante, sempre estrapolata dal vostro libro, dove fa vedere l'inserzione del diaframma, dove vedete sulla parte terminale tre pilastri inserzionali a livello delle vertebre lombari. Questi tre pilastri, che vediamo appunto 1, 2, 3, sono quelli che quando un diaframma è bloccato, in senso che respirando male la sua capacità di scendere e salire è inibita, e quindi è bloccato nel senso che scende poco e sale poco, molte volte quei pilastri inserzionali diaframmatici sono contratti e retratti. Questo comporta o potrebbe comportare delle compressioni intervertebrali, interdiscali, che potrebbero anche degenerare in lombalgie. Quindi vuol dire che la respirazione è molto più di quello che non sembra. E una respirazione eseguita male nel tempo, negli anni, può far ammalare da un punto di vista biomeccanico, ma non solo. Quindi potremmo anche azzardare a dire che la ginnastica di Hatha Yoga per il fitness con l'asana è terapeutica, perché ridona, per chi si impegnerà a respirare bene, una buona funzionalità diaframmatica. E vedete poi sotto anche un collegamento che però è il pavimento pelvico, dove anche lì abbiamo degli esercizi interessanti. Abbiamo poi un'altra immagine, sempre che prosegue il nostro lavoro. Ancora vedete i pilastri inserzioni diaframmatici, che si vedono ancora meglio rispetto alla slide precedente, e qua vediamo appunto nuovamente l'azione diaframmatica che fa gonfiare l'addome durante l'atto inspiratorio e fa sgonfiare l'addome durante l'atto espiratorio, proprio per questa necessità di abbassare gli organi. Abbiamo metri di intestino che vengono spinti in avanti. Perché spinti in avanti? Perché dietro c'è il rachide, che giustamente è come un muro che impedisce che gli organi vengano spinti indietro, e quindi vengono proiettati in avanti. E vedete che quando giustamente il diaframma sale, è normale anche che ci sia una espansione anche toracica, che comunque è suggerita anche durante l'atto inspiratorio, proprio per questa sorta di biomeccanica naturale che vediamo anche coinvolgere fortemente la nostra struttura scheletrica delle articolazioni costali. Attraverso ovviamente le articolazioni costali sono delle articolazioni abbastanza poco mobili, sono piuttosto fisse, però hanno un minimo di gioco, e questo gioco lo otteniamo attraverso il reclutamento dei muscoli intercostali e dei tendini, dove ovviamente nel momento in cui con la costola stabile, addominali rilassati, la contrazione del diaframma abbassa, e durante invece la fase contraria viene sollevata, quindi le costole devono potersi muovere. Una persona, questo diciamo molto anche in ginnastica posturale, che ha inibito la mobilità costale, non riesce
ad espandere un torace e ahimè ha perso una caratteristica peculiare di salute. Dovrebbe cercare di riappropriarsene, se non è troppo tardi. Ancora sempre immagini delle nostre costole con appunto i muscoli intercostali che vengono ovviamente, come la maggior parte del corpo umano ha sempre un più o un meno, inibiti o elicitati in base al rilassamento, in base alla contrazione e alla inspirazione ed espirazione. Quindi vedete gli intercostali esterni e interni, come gli addominali abbiamo un obliquo interno e esterno, che si alternano durante l'atto inspiratorio ed espiratorio. Sono tutte immagini che avete sul libro, potete giustamente dedicare, se avete voglia, studio e lettura. Però, proseguendo ancora per condividere insieme questi concetti base, vediamo come si modifica la nostra struttura scheletrica toracica. Inspiro, vi ho detto, lo sterno si proietta in alto avanti. Posizione neutra, ovviamente, sono più o meno a metà strada. Atto espiratorio ho esattamente forze contrarie opposte. Quindi la famosa teoria dello yin e lo yang, il più e il meno, che parla anche la medicina cinese, ma anche la Ayurveda, anche molte altre filosofie, è reale. È sempre un più o meno. C'è il nostro sistema simpatico e parasimpatico, uno spinge, l'altro frena. C'è sempre un più o meno in ogni quasi elemento di vita. E quindi è molto importante anche renderci conto che siamo tutti diversi, ma nello stesso tempo molto simili con dei denominatori comuni. Qui vediamo ancora un aspetto più muscolare, dove percepiamo attraverso le immagini il coinvolgimento, appunto, come vi ho detto, dei muscoli addominali, dove abbiamo il retto, che è la muscolatura posta sull'asse verticale, abbiamo il trasverso posto sull'asse orizzontale, che è questa parte qua, e abbiamo gli obliqui che si sovrappongono uno sull'altro con l'interno e l'esterno. Sono muscoli prevalentemente utilizzati durante l'atto espiratorio forzato, penso che io sto lì a chiudere e a contrarmi, perché l'atto espiratorio naturale viene chiamata respirazione eupneica, dove non c'è coinvolgimento della muscolatura, ma si usa semplicemente l'atto inspiratorio, quindi i muscoli inspiratori, per poi lasciare uscire. È una tecnica usata anche in molte ginnastiche posturali, vedi tecnica Mézié, vedi tecnica certe volte anche in Feldenkrais, che permette proprio di inspirare e poi semplicemente mollare senza nessun controllo e senza nessun reclutamento della muscolatura addominale. Qui vedete proprio l'alternanza con muscoli rossi attivi, muscoli dipinti in azzurro disattivati, nel senso che si alternano proprio durante inspirazione ed espirazione, dove, vi ripeto, la inspirazione, la modalità respiratoria eupneica prevede solo l'attivazione dei muscoli inspiratori e non prevede l'attivazione dei muscoli espiratori. Ancora un'immagine del diaframma, qua vediamola dal basso verso l'alto, per l'importanza anche, ripeto, da un punto di vista fisiologico, della sua valenza per quanto riguarda il centro frenico, la cupola dove passa la vena cava inferiore e passa l'esofago. Quindi contribuisce moltissimo alla salute da un punto di vista anche digestivo e da un punto di vista anche circolatorio, il suo salire e scendere. Quindi sono molti i motivi per cui suggeriamo in Hatha Yoga per il fitness di respirare correttamente nella modalità che ho detto prima, inspiro ed espiro, modalità profonda e completa, reclutando al meglio il tutto e facendo lavorare il diaframma nel miglior modo possibile. Quindi spiegazioni scientifiche e anche ovviamente un po' psicologiche. Ma andiamo a vedere altri diaframmi, perché abbiamo parlato del diaframma più importante, quello che più o meno conosciamo tutti. Ne abbiamo altri due. Abbiamo il diaframma legato all'aspetto del pavimento pelvico, che ovviamente è forse più conosciuto per chi si occupa di ginnastica in gravidanza, ginnastica preparto, postparto, ma non è da far conoscere solo a questi operatori,
perché il pavimento pelvico, che qua è proprio pavimento, perché vedete, si appoggiano poi i due organi escretori più importanti, feci e urina, e da lì si evidenziano i problemini di incontinenza, di prolasso, di difficoltà. Quindi un pavimento pelvico mantenuto tonico attraverso la respirazione, attraverso alcuni esercizi, è salute, che non è da dare solo a una donna incinta. E non è solo femminile, perché la prostata ce l'abbiamo solo noi maschietti, però tutti quanti facciamo pipì e popò. E quindi avere un pavimento pelvico che ci permette di sostenere questi organi e di gestirli nel miglior modo possibile, direi che potrebbe evitare che magari a 60 anni qualcuno debba già mettere la mutanda rinforzata col pannolino, che sarà sicuramente una possibilità per non fare la pipì e le mutande, ma direi che si potrebbe arrivare magari anche a 80 anni senza questa necessità, se tutto va bene e se pratichiamo correttamente alcune forme di ginnastica. Poi ci sono altri motivi per cui ovviamente viene anche stimolato questo apparato muscolare. Esiste la ginnastica taoista dalla notte dei tempi e la ginnastica tantrica dalla notte dei tempi, perché alcune discipline orientali hanno utilizzato la sessualità come strumento per portarsi verso la spiritualità. Quindi il famoso tantrismo, se fatto bene e attraverso l'atto sessuale, avvicinarmi a Dio. Quindi è tutto tranne quello che certe volte qualcuno pensa, che sia un'orgia baccanale, che invece è tutt'altro, è stata una bruttissima interpretazione di questa filosofia. E poi abbiamo l'ultimo diaframma, che è quello orofaringeo, che anche lì pochi conoscono, e pochi, quasi nessuno, tranne che siate attori o cantanti professionisti o speaker, che giustamente devono allenarlo per far sì che la loro voce sia modulata correttamente, non ci sia uno stress delle corde vocali eccessivo, e per chi canta sappia anche giustamente intonare le varie tonalità. Questo lo dico perché sovente, escluso ovviamente i presenti, alcune persone davanti magari alla mia richiesta di fare per 2 minuti una home, pensano che io sia un guru sceso dall'Himalaya e che vuole fare il guru a Milano, anche se oggi siamo a Torino. No, è per questo motivo. Alleno semplicemente il diaframma orofaringeo. Non mi piace la OM? Fate la HAM. Fate i toni, fate come i cantanti. I cantanti cosa fanno? I vocalizzi. Cosa sono? A, E, I, O, U. Quindi si può mettere lì e lì si fa e si va a modulare. Che cosa sono queste cose qua? I canti gregoriani, chissà che strana cosa, o i mantra. Om tuame vaksakshat sri ganesh namo nama. Mica sono bravo a cantare, lo si fa per motivo anche di questo tipo. Poi c'è anche il mantra, nato per chi ci crede come forma di preghiera, come avvicinamento alla divinità. E quindi lì io lascio che uno di voi abbia la sua opinione e non mi permetterò mai di contraddirla. Ognuno crede quello che vuole credere. La preghiera stessa nostra, cristiana, se siamo di origine ovviamente cristiana, ma anche altre filosofie, il rosario. Che cos'è il rosario? Non è un mantra? Padre nostro che sei nei cieli, Ave Maria, avanti così. Loro semplicemente ripetono in sanscrito una formula che si avvicina a Vishnu, a Brahmadeva, a Krishna, eccetera, non giustamente o alla Madonna, o a Dio, o a Gesù, o all'angelo custode, eccetera, eccetera. Io li lascio a voi e non mi permetterò mai, ripeto, di fare nessuna disquisizione su questi argomenti. Però sappiate che non c'è nulla di particolarmente lontano uno dall'altro, sono semplicemente modi alternativi. Però l'importanza che abbiamo capito è che c'è anche dietro una rispondenza o una motivazione anatomica, funzionale e quindi ben strutturata da un punto di vista fisico. Passiamo alla colonna con un velocissimo ripasso di ciò che già siamo a conoscenza.
32, 33, anche 34 vertebre in base a cosa è successo durante la nostra genesi, c'è qualcuno anche che ne ha qualcuna in meno. Per esempio alcune tematiche di ipercifosi sono rare, ma potrebbero essere date dal fatto che anziché averne 12 ne hanno 11 e quindi si piegano giù in avanti. Però sono 7 cervicali, 12 toraciche, 5 lombari e 5 con l'aspetto fuso, sacro, cucciseo. Perché ci interessano? Perché noi ci prendiamo carico di questa colonna vertebrale durante ogni asana. Ogni asana ha come obiettivo principale il rachide e poi tutto l'aspetto ovviamente legato alle altre articolazioni, muscoli, tendini, legamenti, eccetera. Lo yoga e l'Hatha Yoga per il fitness quindi ha scelto di portare avanti questa filosofia, prende spunto anche dalla evoluzione. Che cos'è l'evoluzione? L'evoluzione è come noi nasciamo, veniamo generati dall'interno dell'utero materno e poi il nostro aspetto evolutivo di curve del rachide da primaria fino alla fase di stazione retta dove il bambino comincia a camminare, a deambulare. Lo yoga sovente si avvicina alle curve primarie e secondarie con alcune asana, per esempio il balasana, la posizione della foglia, o la posizione del gatto, la posizione della mucca, sono il tentativo di andare a elicitare le curve primarie e secondarie che appartengono a ogni essere umano, tranne purtroppo quei momenti in cui per motivi genetici magari il bambino nasce con colonne vertebrali malate, deviate, bifide, eccetera, ma quello purtroppo è un altro discorso. Altro argomento che è molto importante per la nostra colonna vertebrale è l'aspetto ovviamente delle forze che si sviluppano durante gli aspetti compressivi e torsivi e di flessione ed estensione. Aspetto compressivo nell'Hatha Yoga per il fitness è molto improbabile, tranne quando siamo in posizioni di candela, in appoggio sulla testa. A quel punto abbiamo esattamente invertito la forza di gravità perché la testa sta giù e i piedi stanno su, vediamo questa azione compressiva perché giustamente le vertebre lombari sono strutturate con una forma, una dimensione più forte e più grande proprio perché si sobbarcano un maggior peso e le cervicali hanno una forma diversa, un po' più debole tra virgolette e meno strutturata perché hanno meno carico e sono anche più mobili. Quando siamo con la testa in giù in candela invertiamo questo processo, quindi bisogna saperla fare bene, secondo me mantenerla per tempi non troppo lunghi, però se uno allenato la vuole mantenere per un quarto d'ora la sa fare bene, chi sono io per dirgli di non farlo? Però diverso quando siamo sugli aspetti della torsione, abbiamo moltissime asana torsive, moltissime, e lì ovviamente apro una parentesi. Lo yoga che pratico io, che insegno io, che porta avanti a yoga per il fitness non è uno yoga estremo, è uno yoga che tende a voler rispettare i parametri di Patanjali e non solo, che dice che lo yoga deve essere un qualcosa che porta avanti la filosofia della non violenza. Cosa si intende per non violenza? Il non forzare troppo il nostro corpo, il non andare in eccesso. Questo non vuol dire che non dobbiamo impegnarci per migliorare, ma vuol dire di non esagerare nella ricerca della prestazione, perché per lo yoga la prestazione non è così importante. Ecco perché una torsione eccessiva, come vedete, ha addirittura un'azione ancora più negativa sul disco intervertebrale di un'azione compressiva. Vedete? Proprio l'azione torsiva schiaccia fortemente, bisogna stare molto attenti a non esagerare e anche a capire quali sono i nostri, chiamiamoli, limiti o caratteristiche. Altra cosa su cui spendo due parole invece è sulla flesso-estensione. Ci sono molte asana che vanno in estensione, quindi quello che potremmo chiamare impropriamente inarcare la schiena, sulle quali sovente, giustamente, alcune persone hanno delle titubanze, hanno delle riserve, hanno delle paure o addirittura qualcuno ha il dogma che non si debbano fare.
parliamone. Perché è da capire perché uno ha questa scelta, fa questa scelta, o per quale motivo gli è stato detto di non farlo, tenendo presente anche un altro concetto: non è quello che fai, ma è come lo fai. Quindi giustamente anche una persona che non ha nessun problema mi fa una estensione eccessiva, forzata, può creare tematiche, come può anche essere che una persona addirittura in presenza di protusioni o ernie possa fare un'estensione ben calibrata, morigerata, senza nessun problema, anzi, per alcune filosofie addirittura forse con dei giovamenti. Vedesi la tecnica McKenzie che abbiamo visto o qualcuno vedrà nel corso di ginnastica posturale. McKenzie fa inarcare la schiena, fa andare in estensione tranquillamente con la schiena anche a pazienti sofferenti di ernie e protusioni. È ovvio che non va bene per tutti, però non c'è da demonizzare nulla. Perché vedete che sia durante la flessione che l'estensione, le caratteristiche di stress, nel senso buono del termine, del nostro disco intervertebrale sono analoghe. L'annulus e il centro, il nucleo polposo, hanno lo stesso stress. Quindi ecco che a quel punto sfatiamo l'idea che estensione no, flessione sì. Estensione sì e flessione sì, in base a come la facciamo e in base a che abbiamo davanti. Sì, blocco solo. Il mio maestro insiste tantissimo che ognuno di noi